Radio Bocconi, play it loud! Ok, siamo qua noi di Radio Bocconi con Giordano Bruno Guerri e vorrei porre delle domande al nostro storico, prima di tutto sul rapporto che appunto intercorre tra la letteratura e la storia. Quindi vorrei chiedere, dato che ho letto che lei vede gli italiani come un popolo che cerca un po' di rinnegare il passato e di metterlo un po' da parte per paura che si ripresentino i vari errori. Quindi vorrei chiederle, cosa ne pensa invece del presente di ora e cosa crede che i media stiano facendo? Perché comunque notiamo che nella contemporaneità i giornali, la TV tendono abbastanza a nascondere la verità. Oppure abbiamo visto per esempio il rischio che ha corso il giornale mettendo come allegato il link di Hitler e quindi i vari scandali diciamo, che si sono suscitati. Beh, io amo dire che è vero che la storia è maestra di vita, ma insegna in una classe di asini, per cui i suoi risultati non sono neanche gli italiani, in particolare rispetto al passato recente, tendono a rimuoverlo, perché spesso lo sentono come una macchia, una colpa, e spesso lo è stato. Oggi è difficile per uno storico interpretare il presente, però in realtà la storia dovrebbe servire proprio a questo. I storici hanno gli occhi sulla nuca per vedere bene davanti quello che accadrà. La situazione non è bella, secondo me, perché a parte le questioni economiche, le macroeconomiche, c'è un'incombenza di negazione della libertà. Paradossalmente, per assicurare il bene di tutti, con la grande motivazione del bene di tutti, non più il bene della patria, ma il bene della società, quindi sulla salute, si tende a limitare le libertà individuali, che sono i nostri beni più preziosi. L'esempio del giornale è un esempio stupido, non perché lei ha detto una cosa stupida, ma perché è proprio ridicolo. Mein Kampf è un documento storico, quindi che venga letto può farsi bene a una società che ha gli anticorpi per negare quelle idee. Nasconderlo non serve a niente se non a creare dei fanatici. Giusto, giusto, infatti era proprio la mia opinione, volevo capire cosa ne pensasse. Poi una seconda domanda invece concerne il rapporto, che ci ricolleghiamo un po' anche alla prima, che c'è invece tra la letteratura e gli intellettuali. Nel senso, lei è un intellettuale comunque che ha studiato storia contemporanea, letteratura, e vorrei capire se secondo lei esistono ancora un numero diciamo maggiore di questi intellettuali anche tutt'oggi e se questi intellettuali riescono secondo lei a fare, non so, a fare gruppo per cercare di risollevare un po' questo paese. Sai che la parola intellettuale è stata inventata da Deluzio nell'uso che ne facciamo oggi. A me non piace molto essere definito intellettuale perché in realtà ormai lo siamo tutti. Basta aver studiato. Avere internet, quindi secondo me c'è di conseguenza un numero eccessivo di intellettuali di intervento, cioè tutti si occupano di tutto e quindi mancando un approfondimento, una specializzazione, si crea una situazione di caos. Paradossalmente di povertà intellettuale, perché mancano i picchi in alto e spesso sono abbondanti i picchi in basso. Giusto, ultima domanda invece la vorrei fare sul suo lavoro corrente, ovvero sul vittoriale. Ho visto che lei ha un background storico e letterario, diciamo. Però mi ha stupito il fatto che lei sia molto capace dal punto di vista del marketing, del business, portare avanti comunque tutte queste attività, il museo di Salò, cioè, non capisco quale sia diciamo,
da dove nasca la sua verve del marketing? Beh, nasce dalla mia storia. Io a 35 anni ero direttore editoriale della Mondadori, che è un incarico, era un incarico molto più pesante che dirigere l'editoriale, faceva 1.000 libri all'anno con un fatturato di centinaia di miliardi dell'epoca. E lì ho imparato sia come si gestisce il personale, come si legge un bilancio, come si fa comunicazione, come si fa marketing, insomma gli strumenti del mestiere, e per di più applicati all'attività culturale. Come guadagnare facendo cultura. Quindi è un'esperienza che mi serve tutto. Giustamente, anche perché io e il mio cameraman facciamo un corso che è un ibrido tra economia e cultura. Che è il famoso, come si chiama? CLEAC, esatto. Che è molto meglio della Bocconi. Sì, sì, ne sono convinta anch'io. Bene, grazie mille a Giordano Bruno Guerri, ci rivedremo alla prossima intervista. Radio Bocconi, play it loud!